torna a timidi scena al Teatro Verdi di Brindisi. Domenica, sul prestigioso palco diventato spazio e vetrina per i tanti talenti della nostra terra, sarà la volta della compagnia Motumus, guidata dal regista e attore Maurizio Ciccolella. In un'anteprima, l'atto unico del Il Führer dona una città agli ebrei. Un dramma che racconta la Germania del nazismo, della persecuzione degli ebrei, della voglia di musica dei tanti artisti prigionieri della follia tedesca. Persone rinchiuse in un ghetto che, malgrado le terribili condizioni di vita, si dedicano con passione a comporre musica, a suonare nei concerti, a preparare e interpretare spettacoli, mentre si organizzano senza sosta i viaggi dei prigionieri verso le camere a gas. Io sono stato molto colpito dall'unione di due temi, perché il tema è quello della Shoah, ma si intreccia col tema degli artisti, perché in questo ghetto erano reclusi degli artisti, degli intellettuali, i musicisti, eccetera, che venivano utilizzati a fini propagandistici, cioè come se, insomma, si creassero delle situazioni idilliache che dovessero raccontare di questo mondo un aspetto positivo. Non so dove sono. Papà? Mamma?